Pianeta Napoli. Volevo chiederle, prima ha parlato dei problemi difensivi della linea, ma non può essere anche un problema individuale, pensando che ci sono giocatori come Østergaard e Nathan che magari di testa potevano essere più efficaci rispetto a Juan Jesus, che comunque in questo periodo, anche per la pressione mediatica, magari non sta facendo le prestazioni di un tempo. Grazie. Io non ho parlato di problema di linea difensiva, ho parlato che abbiamo un problema difensivo e la linea difensiva è quella che ha meno colpa. Noi se pressi davanti e non arrivi nei tempi ti fanno fuori, se con centrocampisti pressi e non arrivi nei tempi ti fanno fuori, se non stai stretto ti passa la palla dentro, poi la linea viene puntata e succede quello che succede. Il secondo tempo siamo andati in pressione, con i giusti tempi, non sono mai arrivati nella nostra area e la linea difensiva è stata tranquilla, ha fatto la sua parte, assolutamente. Poi io scelgo anche in base alle caratteristiche degli avversari. Juan Jesus sicuramente non ha fatto una grandissima partita come il resto della squadra con l'Atalanta, ma oggi non, ha fatto la sua parte. Poi un'altra cosa, la linea difensiva non è come il centrocampo e la difesa, i cambi devono essere anche ragionati bene perché abbiamo giocatori con caratteristiche diverse, è anche un po' più difficile adattarli, specialmente i centrali, e cambiarli spesso. Puoi cambiare gli esterni come facciamo noi. Però sul centrale bisogna andarci un pochino col piede di piombo, però ti dico che io sono molto contento di Østergaard, sono molto contento di Nathan e anche di Rachmani e Juan Jesus. E ti ripeto che qui si parla di prendere gol, si dà colpa ai difensori e sono quelli che hanno veramente meno colpa.